squadra azzurra come il Napoli e quindi è servita, c'è anche una pietra di zolfo che è naturalmente gialla, perché le edizioni vulcaniche presentano i libri del commissario Cirillo scritti da qui presente Nicola Pope, e questa è una parte di... non era in programma, non lo sapeva, però diciamo, questa è della casa e bisogna pubblicizzarlo. Per quanto riguarda invece il Vincenzo Rocco, perché mi hanno regalato il libro, anche sta guardando da me. Dunque, la pietra che possiamo attribuire a Vincenzo Rocco è la Lava Rossa, naturalmente. Perché? Perché il suo romanzo parla, è ambientato a Pompei, in una terra vulcanica e non solo. Ora, se mi metti quello che ce lo voglio dire, lo faccio vedere. No, no, questo, la pubblicità per la stampa. Allora, Vincenzo, tu hai definito questo giallo ambientato nel Vesuviano come un giallo civile. Mi puoi spiegare meglio che cos'è? Io non sono un letterato di, diciamo, di formazione. Vivendo in provincia di Napoli mi sono reso conto di tutta una serie di cose che succedono, una serie di fatti. Ho avuto contatto diretto con la cosiddetta Terra dei Fuochi, con le aree disastrate della provincia napoletana e di Napoli. E mi era venuto in mente di raccontare queste cose di raccontare questi fatti, ma in maniera romanzata. Era un'idea di fondo, era quella di poter dire qualcosa di quell'area, di quelle zone, dire qualcosa delle persone, delle istituzioni, del modo in cui le istituzioni si comportano in quelle aree, provando a romanzare tutto. E quindi ho scritto questo romanzo, mi viene in mente, cioè, vabbè, facciamo un giallo, scriviamo un giallo. Allora io, e da lì nasce un po' tutto. Come io mi porto un po' di oggetti perché io dimentico le cose, allora devo avere davanti le cose per ricordare quello che ho. Certo, terra dei fuochi, disastro. Sai, quando tu passi, cosa sei combinato il porno che ti Cinque lettere di inizio del video. Attenzione a quello che ho pubblicato, ragazzi. Cinque lettere di inizio del video. Allora, questo era per ricordare, diciamo, adesso ce ne parlerei tu. E poi dentro, ecco, esatto. Questo qua, usiamo una parola napoletana antica, lo iumero. Perché la storia si sviluppa come un gomitolo arravogliato, poi hai un giornalista di prima categoria a fianco, e quindi mi ha fatto ricordare, diciamo, lo sviluppo accartucciato, intricato, che poi si scioglie via via. Siamo a Pompei, ma io l'ho portato un rosario, in realtà è Pompei Scavi, sì. Perché nel lupanare, poi c'è una bomboniera, perché la coppia che viene ammazzata sono due sposi, sì. E poi c'era qualche altra cosa che ho perso, era una chiave, ecco. Io vorrei che tu ci raccontassi un po' la trama, senza spoilerare, come si dice oggi, partendo da questi elementi, dallo humor, innanzitutto. La storia è abbastanza in fondo lineare. Questo signore che si chiama Ippolito Pera è un napoletano tipico, è una persona che non ha molto né arte né parte, e decide che lui vuole diventare un'agenzia di viaggi, ma vuole diventare un'agenzia di viaggi speciale, perché lui vorrebbe diciamo, coinvolgere i professori delle università internazionali del mondo in un viaggio particolare dentro la regione napoletana, in parte tra le rovine archeologiche e in parte in questi posti strani, nella Terra dei Fuochi, andare a vedere, a cercare di capire il rischio Vesuvio, andare nelle discariche tossiche, quelle illegali, e quindi lui si mette un po', insomma, viene aiutato
da una, diciamo, da una di queste agenzie che ti procurano i finanziamenti europei e riesci a radunare questo gruppo di docenti, di questi professori. Tra questi ci sono sia docenti e professori, sia questa coppia di inglesi che sono, vabbè, ma non ve lo racconto, una coppia di inglesi che vengono però la prima sera di questa visita, di questa settimana di visita nella regione Campania, vengono uccisi, vengono trovati morti in realtà nel banale. Un viaggio turistico con i cadaveri. Esatto, sì, con cadaveri, un po' di monnezza, un po' di insomma, un po' di cose che bruciano, ecco. Senti, Vincenzo, la tua scrittura è molto ironica. Eh sì, perché il soggetto è talmente pesante che è meglio di Quanto tempo ci hai messo per scriverlo? No, non è stato troppo lungo, ci ho messo circa 3-4 mesi e poi devo dire, qui devo ringraziare le persone che mi hanno seguito, perché non essendo io un letterato, Maura Santoro è una che mi ha dato una mano enorme per correggerlo, Carlo mi ha dato chiaramente quell'aspetto di editing, Carlo ha animato, quell'aspetto è importante, c'è anche un'altra amica che si chiama Fabrizia Postiglione che mi ha dato anche lei una mano nella correzione. Io ti ringrazio perché il senso di gratitudine va scomparendo oggi, quindi onore al merito. E perché uno dovrebbe comprare questo libro? Che cosa c'è? Perché è divertente, credo. E non è poco. È perché, diciamo, è curioso. Io penso che se uno vuole sapere come vive uno la situazione in quella zona, penso che possa essere, cioè, possa essere una traccia. Poi se vuoi, chiaramente poi approfondisci, ma è una traccia, è un racconto. E quindi un giallo civile in questo senso, perché è calato. Sì, e c'è anche questa mia convinzione che le istituzioni da sole non riescono a fare tutto e che ci vuole anche la gente che partecipa. E non è la partecipazione solo di andare in mezzo alla piazza, ma è anche quella di prendere posizione e fare delle cose. Senti, Vincenzo, io mi sono documentato qui. Allora, questa bellissima frase in fondo che dice: l'arte dello scrivere. Scusa Riccardo, sono anche molto contento dell'incentivo al turismo che tra i rifiuti e la gente che viene uccisa nei monumenti. Penso che possa anche aiutare ad alleggerire un po' questa pressione turistica eccessiva. Vero, sai meglio di me che ci sono questi posti dove sono venuti degli efferati lì che diventano. Meglio che la gente sappia che cosa va incontro, così diminuisce un po'. Stavo dicendo, Flaubert diceva: l'arte dello scrivere è l'arte dello scoprire ciò in cui credi. E io voglio sapere da te tu in che cosa credi, anche facendo riferimento a quello che tu fai nella vita. Credo alla felicità. Se devo dire una cosa davvero in cui credo, credo che tutti possano diventare felici. Che tutti hanno gli strumenti per poter essere più felici, che non è la felicità, diciamo, egoistica soltanto, ma anche la soddisfazione interiore di aver fatto le cose per bene. Ecco, questo è il senso. A me piace questa etica del civile. E in fondo Ippolito Pera ha questa cosa, cioè da un lato questa prosopopea napoletana, ma dall'altro un bisogno etico di dire: guardate, le cose stanno qui, ecco, questo è il Grazie, volevo chiederti altro, ma...